Bentornati in un appuntamento con 90 all'ora, c'è Peter in console. Oggi è una puntata speciale, fantastica. Se avete seguito i nostri social sapete benissimo che tra poco si collegherà con noi il mitico DJ Mario Fargetta, a.k.a. Get Far, direttamente da Radio M2O, da Radio DJ. Ci racconterà la sua storia musicale. Ovviamente ci sarebbero veramente delle puntate intere da fare su Fargetta per una settimana, credo, di seguito. Ma non abbiamo tutto questo tempo e quindi cercheremo di mettere un po' di canzoni le più rappresentative del suo viaggio musicale da DJ, da produttore. E questa per esempio è dei 740 Boys dal 1996. Is wrong, and we must go on and leave all the time it is calling. Novanta all'ora. Il disco di MTJ si chiama Life. Il disco era uscito nell'autunno 1998, quando al numero 1 c'era Extreme con Love Song. Questa invece è una versione 1999, in primavera, quindi tra l'autunno e la primavera sono 6 mesi di grande successo per MTJ con Life. Get Far Fargetta Remix, che tra poco sarà qui in puntata a raccontarci la sua storia. Ma prima ascoltiamo un altro suo remix che faceva così. Sei la più bella del mondo, una vertigine, un gen, combinazione di cellule, dove lo sbaglio non c'è. Sei la più bella del mondo, religione per me, mi piaci da impazzire, mi piaci come sei. Il disco di Raf dall'estate 1995, Get Far Fargetta Remix, che tra poco sarà qui a 90 all'ora. Ma prima c'è un altro disco da ascoltare. È veramente una chicca questa, ragazzi. Anni 2000, i Fichi d'India con i loro Sketch. Amici,
quello che aveva fatto con gli sketch di Mimma Merelli, Molella, un anno prima, anche di più forse, un anno e mezzo prima. E quindi il tiki tik amici fighi d'India, remix by Get Far Fargetta. Fargetta che tra pochi secondi proprio sarà qui collegato con noi per una puntata veramente fantastica e speciale di 90 all'ora. Quindi state con noi, a tra poco. 90 all'ora con Peter. La storia della musica dance anni 90. Rigorosamente in vinile. Ladies and gentlemen, finalmente è arrivato il momento di avere qui con noi Mr. Mario Get Far Fargetta! Ciao! Quanto tempo! Ah, dico, no, ma... Fammelo dire a me. Quanto tempo mi stai chiedendo questa mia apparizione? E io sparisco, come si dice in siciliano, me ne fui, ok? Però adesso siamo tranquilli e quindi tutto a posto. Dai. Mario Fargetta, Get Far, 90 all'ora, ma non parliamo solo di anni 90, faremo una prefazione, poi finiremo ovviamente per ascoltare il nuovo disco, si chiama Bad One, è uscito da qualche settimana, grande successo e anche super programmatissimo a M2O. E Mario, prima di tutto come stai? Facciamo benissimo, così. Sto bene, ma mi sono abituato a questo stato di stabilità, diciamo, che imperversa in tutto il mondo da almeno da un anno più o meno, quindi tutto bene, dai. Dai, sono contento. Il programma come sta andando? Il programma con Albertino Everyday tutti i giorni benissimo, perché ci divertiamo tanti, siamo quattro deficienti che fanno la radio come da sempre, come al solito, e ci mettiamo tutto l'entusiasmo. E poi dopo anche il sabato facciamo il DJ Time con una Molella prezioso, e diciamo che quel contenitore raggruppa un po' tutto quello che sappiamo fare, tra la tecnica, tra il mixaggio e tra Alberto, che è sempre un mago al microfono. Veramente. E io vi seguo sempre come se fossimo negli anni 90, perché poi quando fate il DJ Time Story è veramente molto molto bello, un momento veramente fantastico. E ci mancano un po' le interviste che facevate l'anno scorso, spero che ritornino le telefonate con gli artisti. Eh no, non eravamo arrivati alla fine, ho detto chi cavolo chiamiamo adesso? Ah. Abbiamo chiamato, non dico tutti, ma quasi. Ecco. Sì. Allora, Mario... Io vorrei partire con te dal Mario che magari qualcuno ancora... Ci sono alcuni ascoltatori che magari ci stanno ascoltando e non conoscono il primo Mario. Il Mario Fargetta che sentiamo spesso parlare in siciliano, quindi magari qualcuno non lo sa che sei siciliano come me. Sì, beh. Vabbè, per chi non lo sapesse, io ho genitori siciliani. Ecco. Quindi. E poi sei cresciuto nel milanese, diciamo, giusto? Tra Brianza e Milano. Sì, Lissone. Esatto, quindi la Brianza... E poi sei arrivato negli anni 80 in radio e credo che Radio DJ per te è la seconda casa, perché sei stato sempre su Radio DJ, quindi dagli anni 80 fino ai giorni nostri. Poi negli ultimi due anni sei arrivato con il gruppo di Albertino, dove è tornato già qualche anno prima nel gruppo di Albertino, siete approdati a M2O, però Albertino come il direttore frontman di nella nuova M2O. Tra tutto questo passaggio, quindi dagli anni 80 fino adesso, ci sono delle foto, dei momenti particolari che ti hanno fatto pensare che effettivamente stai facendo una cosa veramente bella, quella di fare del lavoro, cioè nel senso una passione, farlo il lavoro, quindi la musica, il divertimento, io lo sto facendo come lavoro. Ma lì diciamo che questa, la consapevolezza che è diventato il mio lavoro è stato quando nel 1986, 87, 88, non mi ricordo bene l'anno in cui sono arrivato a Radio DJ, ho mollato il mio lavoro e mi sono trasferito a lavorare a Milano. Quello è diventato il mio lavoro. Però non potevo immaginare che dopo tanti tanti anni mi portassi dietro tutto questo successo che abbiamo avuto in Italia. Tanto meno non avrei mai ipotizzato di arrivare a Radio DJ, sedermi al tavolino con Albertino
pochino e strategicamente studiare un programma che si chiamasse DJ Time, dove io facevo la regia, lui faceva... Cioè sono cose che sono nate talmente spontanee nel nostro programma che poi si è sviluppata in questa maniera. E le foto, giustamente, che tu dici ci sono, perché ormai dopo 30 anni, quasi di più, tanti fan mandano foto del passato in situazioni che dove io mi ero quasi dimenticato. E quindi è un flash incredibile e grazie ai social... puoi permetterti di pubblicarle e far vedere che cosa eravamo. È vero. Per quanto riguarda invece il DJ produttore, cioè, ti ricordi uno dei primi dischi che hai fatto non da Fargetta ma che avevi remixato? Perché in quel periodo eri insieme a Molella alla Media Records. Ma diciamo che allora, se tu dici un disco che io ho remixato prima di fare il mio primo disco che fu The Music Is Moving, esatto. Credo di aver... Uno dei primi che abbia remixato è un disco di Maurizio Pavesi. Esatto. E esatto. Feci quel remix non in studio, feci quel remix in radio con il Revox e i nastri. Cioè io mi sono, come dire, campionato, ho registrato su un nastro il groove, che ho zanzato da un altro disco ovviamente, e l'ho messo sotto la base di Maurizio Pavesi, e quello fu, credo, forse il primo remix che feci. Mamma mia, Dig It, c'era Dance, Just Dance For Me, erano i primi dischi. Per quanto riguarda invece il gruppo di lavoro che ti ricorda, cioè sei arrivato in questo studio di registrazione invece per fare il tuo primo disco che tra poco ascolteremo, quindi The Music Is Moving. Cosa ti ricorda? C'è un aneddoto da produttore alla Media Records quando ti ha fatto fare quei due dischi, The Music Is Moving e poi la Music, che era una cover fantastica. Hai un ricordo di quel periodo lì, del 92? Mi ricordo che io per fare i dischi finivo il programma alle 4 del DJ Time, prendevo la macchina e partivo a manetta verso Brescia negli studi della Media, che mi è andata bene fino a quando non hanno messo gli autovelox. Quando ho messo gli autovelox e non me ne ero reso conto, mi arrivavano caterve di multe che era il danno totale. Però principalmente eravamo io e Max Persona, un musicista bravissimo con il quale fece con lui The Music Is Moving e poi Music. E mi ricordo i pomeriggi lì in studio per trovare le idee per fare questo sito. È ancora presente il momento in cui io smanettavo sui piatti mentre lui lavorava per suonare qualcosa. Io sui piatti cercavo di trovare ispirazioni o campionamenti. E trovai questa voce che poi è quella che apre il disco, cioè che faceva e gli dissi: aspetta Max, questa sta bene, e mi dice: aspetta che la campiono. Detto fatto, è partita quella roba lì, così. Mamma mia. Allora facciamo una cosa, ci ascoltiamo un mega mix dei tuoi successi dei primi anni 90 e poi torniamo in studio. Partiamo con The Music Is Moving, Get Far, Fargetta! Fargetta!
ascoltando il mega mix di Get Far, Mario Fargetta, qui in studio a 90 all'ora. Tornati, c'è Music e Music Remix, dove Anne-Marie Smith ha cantato in una maniera incredibile. Mario, veramente. Lei fece un altro vocal proprio per il remix, dove il brano era ancora più incisivo, più bello. Allora, lì cosa succede poi? Perché c'è stata una sub-etichetta, una sub-label che si chiamava DBM Department, Dipartimento Bella Musica, che era anche il vostro claim della DJ Parade e del DJ Time. Il primo disco è stato Your Love di Fargetta, poi c'è stato veramente lì un susseguirsi di successi di tanti remix. Il tuo lavoro con Pieradis Rossini. Beh, Pieradis Rossini è un genio incredibile, un musicista fantastico, stupendo. Lui tirava fuori delle melodie, delle armonie fantastiche. Io mi divertivo con lui perché più gli chiedevo di fare dei movimenti sul pianoforte, lui si sbizzarriva, era stupendo. Ecco, pensa che questo brano che mi stai facendo vedere, Your Love, siamo partiti da un sample di un pezzo vecchio di Patti LaBelle, e da lì abbiamo sviluppato questo brano. Pensa che la copertina la fece lui dal suo computer. Ma dai, fantastico. Sì, sì, sì. E lui studiò questo mondo dove c'era inciso Fargetta, forse un po' troppo, però era carino. Allora, facciamo una cosa, ci sentiamo il mega mix dei successi fatti insieme a Pieradis Rossini e poi torniamo per i tuoi remix. Qui a 90 all'ora, Get Far, Fargetta. Ascoltando 90 all'ora, c'è Peter in console, c'è Get Far Fargetta qui con noi e tra poco ci racconterà ancora la sua storia. Nel frattempo stiamo ascoltando tutti i suoi mix e remix. Autunno 1993, numero 1, è arrivato poi tra Natale e Capodanno, tra il 93 e il 94, Your Love, cantato da Lorna, che non era la Lorna, quella degli anni 2000, quella di Papi Ciulo. Dal 93 si va al 1994 con Sexy Night. Yeah.
ritmo per il prossimo? Più veloce? Get Far for Jetta Mega Mix 90 all'ora con Peter. All'ora con Peter. La storia della musica dance anni 90. Rigorosamente in vinile. 883 Remix. Hanno ucciso un uomo ragno e con un deca c'è Get Far, Mario Fargetta qui con noi. E stiamo ascoltando le sue grandi produzioni, i suoi grandi remix. Siamo nel 1992, rallentiamo perché nello stesso periodo c'era anche Jovanotti. Ascoltiamo due remix di... Tempo, 109 battute al minuto, quando finisce forse ti sarà piaciuto. La chiave per capire questo genere di suono, che a volte orecchie può sembrare frastuono, è liberare la tua parte migliore, chiudere gli occhi e aprire bene il cuore, che non c'è musica che vale di più di quella musica che vuoi sentire tu. 90 all'ora. E non mi stanco, e no che non mi stanco, non mi stanco. Io no che non mi stanco, non mi stanco, no che non mi stanco, no che non mi stanco. Sono passate mille generazioni, da rockabilly, punk e cappelloni, i metallari, paninari, sorcini e ogni volta gli stessi casini. Perché i ragazzi non si fanno vedere, sono fuggenti come le pantere. Quando li cattura una definizione, il mondo è pronto a una nuova generazione. E non mi annoio, e no che non mi annoio. Io no che non m'annoio, non m'annoio, no che non m'annoio, no che non m'annoio. Io no che non m'annoio, tempo. Vai prezioso. 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 Io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcolm X attraverso Gandhi e San Patrignano, arriva da un prete in periferia che va avanti nonostante il Vaticano. Io penso positivo perché son vivo, perché son vivo. Io penso positivo perché son vivo e finché son vivo niente e nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare. Niente e nessuno al mondo potrà fermare, 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 fermare questo da che fa. Tutti i remix di Get Far, Fargetta. We'll be right back.
E di Fiorello Fargetta aveva remixato anche tornati, abbiamo sentito veramente un grande purpurì, quindi un mega mix medley fatto tutti insieme fino ad arrivare al 1995 quando c'era Midnight, che era un grande successo che a me piaceva particolarmente, ma non dimentichiamoci This Time Sexy Night, perché c'era Enginette, ma perché era contenuta in questa compilation su videocassetta che si chiama TVTB. Mamma mia ragazzi. Dove video... praticamente lì abbiamo fatto la... la radio in TV, praticamente. Eravate quindi... avantissimi, veramente. Cioè... Mamma mia. Adesso io ti faccio vedere un po' di copertine di remix che tu hai fatto. Guarda qua, vediamo se ti ricordi questo. 883. Con un Deca. Guarda qua. Questo Giovanotti non m'annoio. Guarda qua. Guarda Fiorello. Qua. Fiorello San Martino, puoi. Ma anche soprattutto può. Ti volevo far vedere questa copertina qua. E questa la mostro anche in radiovisione. Questa è stata. E questo è uscito bene questo remix, sì. Quindi poi ha fatto anche con Joey Salinas Gotta Be Good. Quindi sì, prodotto... perché poi mi dissero: vogliamo produrre anche un altro brano, e così gli ho dato una mano. Questo invece è un colpo di culo che ho avuto, perché un amico che gestiva in un'etichetta italiana i Blur. Mi disse se volevo fare il remix. Io non so neanche se i Blur l'hanno sentito. E vabbè, questo? Sì, i Vernice, io non me li ricordavo più. Su e giù remix. E poi quello che mi hai detto poc'anzi fuori onda era il remix degli Africa Bambata con Pupunani, dove avevate ripreso questa chitarra importantissima di Van Halen. Quindi sì. Facciamo una cosa, ce li ascoltiamo e tra poco torniamo qui sempre a 90 all'ora con Get Far Fargetta. Rallentiamo, volevo dire così, rallentiamo così, da un beat, eh? Get Far Fargetta, 90 all'ora, ospite, il suo megamix con i suoi remix, adesso i Vernice. Ma ti ricordi quella volta, dentro l'ascensore, io volevo a tutti i costi fare l'amore. Hey! Anche a te non dispiaceva, solo che non era il momento giusto. Più mi dicevi così e più. Più ci provavo gusto e andavamo su, su, su. E andavamo giù, giù, giù. E andavamo su, su, su. E andavamo giù, giù, giù. Andavamo su, su, su. Andavamo giù, giù,
questa cosa qui non l'ho mai capita. Dall'estate 1994 aumentiamo il ritmo perché c'è il remix di Africa Bambaataa con Pupu Nanne. It makes me come around. It makes me come around. Allora, let me go. Pensi tutto questo excursus musicale con tutti questi mix, remix, produzioni? Mamma mia, ragazzi. Ma no, guarda, io ci sono delle cose che a volte me le dimentico, dico tra me, ma quante ce ne sono ancora che ho fatto? E chissà dove sono, caspita. C'è veramente un sacco di roba che ho fatto. E qualche giorno dovrei mettermi lì e fare veramente un mixato di 2 o 3 ore dove metto dentro solo la roba che ho fatto. Io mi ricordo, per esempio, che Molella aveva fatto nel 99 il megamix degli anni 90, 10 anni. Tu potresti fare il megamix di Fargetta, solo delle tue produzioni, solo i tuoi remix. Non è male, adesso ci penso. Vediamo, tanto mi bloccano su YouTube o su Instagram, non è un problema. Adesso parliamo invece un attimo di compilation, perché abbiamo parlato di radio, di produzioni, di remix, ma ti faccio sentire una cosa bellissima. Copertina! Ma come suona? Bellissimo. Senti che atmosfera. Bellissimo. No, 30 secondi, ma di... DJ Fargetta, love respect. Questa poi te la mando. Non ce l'ho neanche io questa cosa. È sulla compilation Megamix Planet e c'era anche dall'altra parte, c'era anche il jingle di Molella. Perché ti ho fatto sentire quello? Tra l'altro io non ho più la mia voce che dice DJ Fargetta no respect, non ce l'ho più, caspita. Quindi te la mando. Parlando di compilation, guarda qua. Beh, qui c'è veramente un catalogo di DJ Parade, di Alba, non ce n'è veramente una caterva, eh sì. Ti ricordi quando, mi sembra che ci sia ancora su YouTube, c'è un video dove vengono a trovarti proprio dentro lo studio dove stai registrando Alba volume 1, mi sembra che sia un programma di Italia 1, e forse, se non sbaglio, era proprio Federica Panicucci che era venuta a farti l'intervista. È veramente emozionante quel video lì, con i nastri che giravi, tagliavi, bellissimo, e c'era Ramirez e tu stavi tagliando il jingle. Era così, una volta era così, il montaggio era sui nastri, bellissimo. Non a computer, ecco. Bellissimo. E poi questa roba qua. questa è stata proprio una bella esperienza, questa. Radio DJ for Christmas, che abbiamo sentito da poco con il vostro appuntamento di Natale dove avete suonata. Parlando di remix, c'era questo qua che adesso nella seconda parte dei tuoi remix ascolteremo con Rock Encato. Questa
questa spezza una lancia ancora una volta a favore di Pieradis Rossini, perché lo feci da lui e mi ricordo benissimo che il groove, cioè la drums che abbiamo costruito sotto, l'abbiamo fatta perché io in un CD di suoni vari trovai questa voce al numero 63 dove c'era scritto taglia legna e c'era questo qua che si dice stop. Io ho detto guarda Pier, prendiamo questi suoni e facciamo il groove tribale. E il groove che si sente sotto è questo spaccalegna. E questo qua cosa ti viene in mente invece? Ma questo ogni volta che lo vedo e che sento qualsiasi canzone mi emoziono, è stato veramente un grande, è stato un onore per me fare un remix per Lucio Dalla. Ascoltiamole adesso qui a 90 all'ora con Get Far Fargetta. Da Rock and Cato, alright, dal 1995 a Lucio Dalla, canzone. Io i miei occhi, i tuoi occhi, non li staccherei mai. Adesso alzo, me li mangio, tanto tu non lo sai. 90 all'ora con Peter che suona. Remix Get Far Fargetta che quest'oggi ospite qui a 90 all'ora con Peter. E adesso siamo nel 96. Like a toy, no pain inside, 'cause I like my life. Hey, baby.
dall'estate 1996 su Dance Factory, Amy Music, Get Far, Forgetta, The Beat of Green. Mr. Movin'. Allora cosa ti viene in mente quando senti questo inizio? No, ma io, a me viene in mente la costruzione, capito? Come è stata costruita, perché alla fine, cioè, mamma mia, tutto un lavoro di studio, di costruzione, era incredibile. Senti come cresce. E sì, per qua abbiamo costruito tutto, anche il vocal. Na 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 na, ta, Radio DJ. Se non erro, era Regina dalla Do It Yourself, giusto? Che la cantava. Non mi ricordo, so che c'era di mezzo anche il Molly che aveva messo le mani. Esatto. Sulla sigla, sì. Allora, adesso abbiamo passato ormai la metà degli anni 90 e insieme alle tue produzioni, che abbiamo ascoltato poc'anzi, ti faccio vedere due copertine. Belli questi remix, molto belli. Li metto sempre spesso durante l'appuntamento serale in the mix su M2O. Datura con Voodoo Believe, che io amo molto di più rispetto a The Sign. The Sign era il follow up, ma che è andato di più perché era molto più estivo come suono ed è andato anche sul palco del Festival Bar, non dimentichiamocelo. Poi c'è un remix di Coming Back di DJ Dado, bellissimo. Poi sì, remix di Fargetta, cioè remix di Ullalala di Fargetta, ma di Alexia, dove avevi sconvolto l'originale di Ullalala, che non sembrava più Ullalala. Quindi adesso ci sentiamo questi remix e torniamo subito qui a 90 all'ora. Mix di DJ Fargetta. Era Voodoo Believe dall'autunno 96 e dall'estate 97. Questa è The Sign.
shoes. The road to nowhere's made of lands of fantasy. Novanta all'ora. The sign above the skylight. Yeah, a journey to the time. Yeah, it's so hard to find out. Yeah, begin to change your mind. Ooh, the sign above the skylight. Yeah, the power in your eyes. Yeah, it's so hard to find out. Yeah, the way to feel your allora. Di Alexia dal 1997, l'estate 97, remix by Get Far For Jetta qui a 90 all'ora. Siamo tornati, 90 all'ora con Get Far For Jetta, siamo nel 1998, nei primi mesi del 1998, guarda qua cosa esce. Esce uno dei dischi che mi ha dato più soddisfazione nella mia carriera, è un disco che insomma non è che capita tutti i giorni di arrivare al numero uno della classifica inglese, qui ci siamo arrivati insieme all'amico Farolfi, è stata una botta incredibile. Quindi The Temperer featuring Maya con Feel It dalla Rise Records, uno dei primi dischi della Rise Records insieme a Raffi Rosario con Donna Bagley e Get Up. E noi facciamo una cosa, ci ascoltiamo il mega mix dei The Temperer featuring Maya e torniamo tra poco qui con Get Far For Jetta. Novanta all'ora. Aumentiamo il ritmo. Il follow up. Yeah.
life could be so fabulous. Adesso in arrivo il terzo singolo dall'album Fables, The Temple featuring Maya, Fargetta, Farolfi. Questa è Hammer to the Heart. Dall'estate 1999 a 90 all'ora c'è Get Far, Fargetta, ospite tra poco, ritorna in studio con noi. Tornati Get Far Fargetta, continuiamo con le sue produzioni, perché in quel periodo i tuoi dischi col tuo nome si sono un po' fermati, cioè non le tue produzioni invece come remixer. Quindi sì, nel 1998 eravate a Riccione con Italia Uns su Italia 1 il pomeriggio, oltre che in radio, e c'erano un sacco di progetti italiani dove c'era il tuo zampino, dove c'era il tuo remix. Uno di questi era Chase con Got a Lot of Love, ad esempio è venuto a trovarvi anche in puntata Simon J con Love Tang, ma non dobbiamo dimenticare che è venuta anche Gaia con It's Love in quell'estate lì. È vero, è vero. Poi di Gaia hai fatto tutti i remix tu dopo. Tutti, praticamente sì, tutto quello che facevo. Vabbè, sai, va bene il primo, avanti, via, si va avanti. Quel periodo eri con Graziano Fanelli, se non sbaglio, fine sì, anni 90. Sì, eravamo con Graziano Fanelli e Max Castrezzati. Sì. È vero, è vero. Quindi ascoltiamo adesso il Mega Mix, dove mettiamo anche tutti i pezzi di Gaia, Simon J e Chase, qui a 90 all'ora. Dei Chase, Sandro Murru, Cindy, Get Far Fargetta Remix, il Mega Mix del 1998. That's why I need your love to be real. Make me hot, oh, show me with your love light. No matter if it's fast or it's slow, be my star, take the show.
direttamente dalla trasmissione Italia Uns, Simon J, Christian Piccinelli, Devotional, insieme a Get Far for Jetta. Estate 1998. Era Shine On Me nella primavera del 1999, dall'autunno 99, I Keep On Dreaming, Gaia. I keep on.
salutare il grande maestro Graziano Fanelli, Radio Studio Più. Gaia Mega Mixa. Allora, ospite della puntata Get Far Far Jetta, ci sta facendo ascoltare tutte le sue produzioni, tutti i suoi remix. C'è Get Far Far Jetta 90 all'ora con noi. Siamo arrivati ormai a fine anni 90, siamo a cavallo col 2000. Ti faccio vedere una copertina di un disco che di solito non ne parla mai nessuno di questo disco, ma io amavo la follia. Si chiama ma Life. Questo? Non me lo ricordo neanche. Life, te lo faccio sentire al volo, è Life di MTJ, remixato da te. Era uscito nell'autunno 1998, quando nella DJ Parade c'era il numero 1 Extreme con Love Song. E tu invece hai fatto un remix, adesso ti faccio sentire. Ehi ragazzo, io sono Peter DJ. E questo era uscito invece nel 1999, i primi mesi del 99. E poi cosa succede? Nel 1999 ti affidano un remix di un gruppo fantastico. Ha fatto forse un paio di successi tra il 97 e il 98, sempre nella Dance Factory di Nico Spinosa, che abbiamo sentito qualche mese fa. E si chiamano T42. T42, dove tu vai a remixare uno dei dischi che ha fatto successo tra l'estate e l'autunno del 99, Melody Blue. Poi follow up Run to You e poi c'è stato anche il grande successo di Fine Time, Set Me Free, insomma quattro successi uno dietro l'altro, quelli dei T42. Ti ricordi questa produzione insieme anche a Cristiano, anzi a Christian Piccinelli? Come no, i T42, mazza, quelli sono andati tantissimo, sì, tantissimo, come no. Hai un ricordo con Piccinelli, dato che ti vedi spesso, che vai di solito nel suo studio? Ma con Picci collaboro sempre, anche adesso, gli ho scritto qualche giorno fa, gli ho detto ti mando una base, mi fai un attimo due o tre manovre, lui si diverte, sì, insomma, collaboriamo allora, sempre. Ci ascoltiamo il megamix di T42 qui a 90 all'ora con Get Far Far Jetta, a tra poco.
Fargetta T42. So fine, and I had a feeling one day you'd be mine. Honey, you came and captured my heart. My love is lost in your kiss. In my dreams, when I'm all alone, it's you I miss. Look at me, you know that I'm in love. I'm in love. I'm gonna run to you, I'm gonna come to you. Show you my love with the things I do. I'm gonna run to you, I'm gonna count on you. Forget your sorrows, so baby, that's all you can do. Nel 2001, un altro disco dei T42, Fine Time. A 90 all'ora, Get Far Fargetta, Mario. Allora che suona, ci sono i dischi di Mario. Get Far Fargetta. Tarantella. Questo è il disco di Sissi Lee. Mario, se ti faccio vedere questa copertina ti viene in mente qualcosa? Beh, questo è stato un divertimento, dai. Il Sissi Lee, grande, Sissi Lee con... c'era Tarantella, c'era anche il pezzo di Scappa con Una Mattina, ma ce n'erano tante in quel periodo. E poi, per esempio, parlando di cose che fanno sorridere, c'era questo remix qua, il... Quando le vedi tu dici, caspita, mamma mia, ma quanti caspita ne ho fatti? Molti li ho tralasciati, ti assicuro, eh. Non ti ho fatto vedere i primi che hai fatto per i 49ers su Media Records. Ma soprattutto arriva poi un progetto un po' più serio. Tra il 2002 e il 2003 hai fatto un paio di successi con Jason Ames,
che adesso andiamo ad ascoltare. Sì. Volevo vedere un po' se ti ricordavi. No, soprattutto... questi sì, me li ricordo benissimo. 2002, Jesus. Looking Back, e 2003, Yesterday, che ricordavano un po' il suono di Dana Dawson, Three's Family. Ricordavo, perché in quel periodo c'era Gimme Fantasy di Gianni Coletti, che andava molto forte, quella house gospel cantata. Quindi le ascoltiamo qui con Get Far Far Jetta, Jason Ames. Suona il remix di Far Jetta, le sue produzioni. Il prossimo è Yesterday. Brothers and sisters, I want everybody to come together, cause tomorrow is a beautiful day, and the past is just a yesterday. And brothers and sisters, a happy day is here to stay. So put your hands together and say, yesterday has gone away. Yeah. Yeah, yeah. Check Mario Far Jetta, 90 all'ora. So put your hands together. Le mani al cielo per lui. E come fa? Come fa? Boom! Say, yesterday, yesterday, yesterday has gone away. 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 90 all'ora. Siamo ormai negli anni 2000 e c'è una nuova vita per il progetto Far Jetta. Quindi torni di nuovo a fare i dischi col tuo nome. Oh, e probabilmente mi sono focalizzato su di me, visto che ho passato parecchi anni a fare dei lavori per altri. Ho detto, è ora di tornare. Ma dietro questo disco c'è un segreto, cioè c'è qualcosa che nessuno sa, che per realizzarlo ci ho messo tipo 3 anni.
2 anni e mezzo, 3. Ma perché... è venuto benissimo però, Sì, no, perché non riuscivo a trovare il balance sotto della drums, del groove. Quindi sempre con Fanelli, poi abbiamo trovato la quadra. Ma quanto è bello. I Will Rise Again, ti faccio vedere anche questo. Eh sì, queste, sì, sì. Con la voce, sì, con la voce di Billy Moore in quel periodo. Sì, è vero. Quello è un brano dove tra l'altro tanti fan miei mi dicono che lo amano tantissimo, Good Times, e lo devo rifare perché ho la cappella, vorrei fare una versione nuova. Sì. Mentre questo è un prodotto molto house, molto figo, cioè non, credo che, diciamo, fa catalogo, ecco, non è che ha avuto un grande, però era carino. Nel 2003 poi c'era la musica italiana in discoteca e tu ti sei ovviamente messo in linea con quel periodo e hai fatto Cantare Sognare, che era un po' italiano, un po' inglese. Sì, Cantare Sognare perché sono partito da un'idea di un brano famosissimo italiano, che era quello di Domenico Modugno, Volare, oh, cantare, oh. Quindi poi siccome non volevo andare addosso alla parentela, non era forse il caso, l'ho girata con Cantare Sognare. E questo qua invece chiude il progetto Fargetta, quando dovevi poi iniziare a chiamarti di nuovo Get Far. Questa invece è fatta con Gaudino, quindi Play the sì, Song. Lì dietro ci sono due ragazzi molto carini del Lago di Como, uno tra l'altro lavorava a Radio DJ, adesso non lavora più, vabbè, comunque tutti i ricordi. Un altro megamix di Fargetta in arrivo qui a 90 all'ora, state con noi! Allora. When I wake up, it's so quiet, I'm alone. I'm lying in an empty room. It gets to me for the very first time. I've been living here without you. And I'm living day by day, wondering why I'm on my own and you're no longer here. I've been taken by surprise. I'm starting to realize I stay. Again, Fargetta, bellissima. Dal 2001 al 2002, dalla voce di Sara, quella di Smooth, che poi sarebbe la voce di Billy Moore, John Biancale. Siamo nel 2002. My life. Questa è Good Times. Right.
alla fine del 2002 arriva un altro grande successo, I'm Leaving You. Jetta. Once I came, when I was there, alone and upset. Then he smiled, looked in my eyes, he gave me new light. He took suddenly my tears away. I know I'm lucky, cause I've got a friend now and I found a treasure. Come fa? Siamo ormai nell'estate 2003 con la musica italiana che è fatta padrona. Ehi! Un altro disco di Get Far Far Jetta, ospite qui quest'oggi a 90 all'ora. Questo si chiama Play the Song. Siamo arrivati ormai a metà degli anni 2000 e il progetto diventa Get Far. È uno dei successi che noi amiamo di più e che ama tutto il mondo, è quello con Sugi Ray. Ma prima di arrivare a quello che noi immaginiamo stiamo per ascoltare, tu avevi fatto già un singolo con Sugi prima di quel disco lì e se non sbaglio è questo qua. Secondo te mi mancava. Sì. Cosa ti ricorda? Why, bellissimo. Cosa ti ricorda il passaggio di nuovo con il nuovo progetto Get Far, con la voce, con questo connubio che poi è diventato magico? Avete fatto un sacco di successi con Sugi. Ma sì, Sugi Ray è un ragazzo disponibilissimo. No, il passaggio è stato automatico perché io già avevo remixato qualcosa come Get Far. Anche se tu vai a vedere nei remix dei Datura, c'è sì. Mia firma come Get Far. Sì, anche Joey feci... Salinas è così. Sì, adesso tu arriverai a Shiny Star sicuramente, certo. Però non vorrei rovinare i piani della tua scaletta, no. Non so che punto è.
Però di Shiny Star è che quando realizzai questo brano ero appena uscito, e magari ce l'hai o non ce l'hai o ti colgo in flagrante magari, ero appena uscito come Mario Fargetta insieme a Mario Biondi con No Matter. Ce l'ho, ti faccio vedere anche la copertina. Esatto, perché e ti racconto questo... Guarda qua la copertina del CD. Questo aneddoto, io ero uscito con questo brano insieme a Mario Biondi, che era l'ultimo, tra l'altro è stato l'ultimo suo brano dance, perché poi esatto. Si è lanciato, praticamente ha avuto un grosso successo. E nello stesso periodo ero in studio e finivo Shiny Star, ma non potevo chiamarlo Fargetta, perché non volevo rovinare il progetto Mario Fargetta e Mario Biondi. Quindi ho detto, sai che c'è ragazzi, io lo chiamo Get Far, Shiny Star. Sapete che vi dico? Che se non ha successo non se ne accorge nessuno. E se magari dovesse avere successo, prima o poi arriveranno da me. Caspita, oh, è andata proprio così. Che poi tra la versione originale, la versione di Gianluca Motta e la versione che hanno fatto l'anno dopo, cioè veramente... Porno cult. Credo che sia stato un anno e mezzo in classifica in tutta Europa. No, è partito tardi perché dopo. In Italia lo mettevano nei club i DJ piano piano, solo nei club, le radio no, e il brano è esploso con il remix, mettevano i DJ la versione di Motta, poi esplose con il remix di Porno Cult in Francia, è vero. Scoppiò tutto. Hanno fatto anche il CD singolo. Ascoltiamoci quindi il Megamix con i successi cantati da Sagi Ray, qui a 90 all'ora con Get Far Fargetta. No, it don't matter. Cause life has never been better. Lost my job, take my car. I've been robbing, so I won't get far. It don't matter. And then the bank took the house. Now the neighbors start to shout. It don't matter. To say it's a shame, I'm no longer in that game. Don't matter. Like an old bitch afraid, tell me who's done call my name. Don't matter. Now it don't matter. Cause life has never been better. No, not ever. Life has never been better. Era No Matter, l'originale Jack Reddix del 1998 in versione Rise. Ci sono anche dei remix di Jason Rooney. I don't know why anytime you're around, I just can't hide this feeling that I have inside. Don't know why, don't know why this time it's all fine. You and I, you're my kind. Can't deny I'm on fire. I don't know why anytime you're around, I can't resist your charm. You can't imagine how. You better take this chance. Don't go with someone else. Let me be the one who makes you laugh until the morning light. Don't know why, don't know why this time it's all fine. I Don't Know Why, uno dei primi dischi con la voce di Sagi Ray. Get Far Fargetta faceva anche un altro che si chiamava People on the Beat. '90 all'ora con Peter. Yeah.
beat, c'era anche il remix su My Life Music. È una grande puntata, un grande viaggio a 90 all'ora con Peter, ospite Get Far, Mario Fargetta. E adesso è arrivato il momento di... The way you touch me. Mixava Shining Star di Forgetta, Get Far featuring Sagi Ray, e arriva il follow up che fa All I Need Is Your... By the look in your eyes, I'm reading your mind. I know that you're seeking for a love divine, someone you've never had the chance to know, someone who cares and keeps your inner thoughts. I'm losing my mind, girl, you've got me going crazy. Passion's burning deep in my veins, and you make me feel alive. Honey, you're taking me high. When I look in your eyes, I cannot disguise. I wish you could free your mind, surrender tonight. So why don't you stay? Don't take it away. I'll give you my love. Abbiamo la versione francese perché Shining Star tra il 2006 e il 2007 è stato veramente un grande successo in Francia. E la versione colore vinile rosso di All I Need è francese. C'è un altro disco da ascoltare, ma con un'altra voce. Music Gets Turn Me On. Turn Me On, Get Far, Fargetta, che faceva così.
Siamo tornati, quindi ci sono i saluti adesso con Get Far Fargetta che ci ha accompagnati questa puntata di 90 all'ora. Abbiamo sentito tutti i suoi dischi, tutti i suoi remix, ma anche grandi produzioni come quelle che abbiamo ascoltato adesso, ci hanno portato negli anni 2000 con Sugi Ray. E c'è stato poi un piccolo passo verso la musica italiana quando hai ripreso quel disco The Radio fatto con Sandrini, ti ricordi The Radio? Quello lì era veramente valorizzare la musica italiana, perché se non erro era Branduardi, era il giocatore di biliardo di Branduardi, l'originale, il sample da dove poi ci siamo ispirati per fare il cantato di questa cantante che era la sorella della Sophie Ellis Bester, che si chiama H Boogie. Mi ricordo che gli dissi: fai un testo dove parla di radio, e quindi lei scrisse questa cosa. Siamo arrivati nei giorni nostri, quando stai producendo dei singoli insieme a un nuovo produttore. Quindi, se ce ne vuoi parlare, così diamo in là per ascoltare il nuovo singolo. Ma questo è un brano, ti assicuro che anche questo, come A We Rise Again, era in studio da almeno 4 anni.
Quindi, però tra tutte le versioni non ne uscivo, dicevo no, non mi convince questa, neanche quell'altra. Ma, però in questo periodo di pandemia dove siamo tutti a casa e tutti ci divertiamo ad aprire gli hard disk, soprattutto noi produttori, scopriamo delle tracce, delle cose che magari erano ferme lì da mesi, e quando ho sentito questa versione, che è esattamente quella che poi ho pubblicato, ho detto ma caspita, questa qua è proprio attuale di adesso, allora la lavoro bene e la faccio uscire. E così fu. Qui di mezzo c'è Marco Sissa, c'è Lenny Mendy che lavora con me, e siamo un gruppo unito che insomma finalmente abbiamo fatto uscire questa traccia. E poi molto simpatici anche tutte le vostre gag che fate su Instagram quando vai da lui. Ah, con Lenny. Troppo forte, vi seguo sempre. Quindi Mario Fargetta, Get Far Fargetta. Vi ricordo anche le compilation dei 2010, che sono le J-Time Reunion, ce ne sono diverse. Peter, c'è troppa roba, ci vorrebbe veramente un giorno per far sentire tutto il catalogo che ho. Non me le ricordo neanch'io, guarda, veramente. Spero di vederti presto in studio, ti faccio i miei in bocca al lupo di cuore, sia col programma, sia come produttore. Ti abbraccio veramente e grazie per averci dedicato il tuo tempo, Mario. Grazie a te Peter, sono commosso dal tuo sapere di tutti questi 30 anni. Spero una volta di essere ospite in un DJ Time Reunion, dai, come premio. Perché no? Va bene, grazie. Va bene. Ciao Mario Fargetta, Get Far, grazie. Bad One, l'ascoltiamo qui a 90 all'ora. Ciao! Ciao a tutti. From an empty city, a city used to call home. Back on my feet I start walking, no one cares that I'm alone. I'm the bad one. Never thought a love was easy, no, I gotta let it go. Cause every step I take I'm lost even more, and everything I do is wrong. Cause I'm the bad one. Mamma mia, che puntata, ragazzi! Mamma mia! E beh, è stato veramente un grande ospite, Mario, Get Far, Fargetta! Chiudiamo con altri due dischi che non abbiamo messo durante la puntata. Ma ce ne sarebbero altri mille da mettere. AK Soul! Jonty Vanelli Project. Life can be what you want it to be. Open your mind and set it free. Miracles happen every day. So be ready, come what may. I wanna tell you something, people's gonna be alright. It's gonna come when it comes, like a thief in the night. Jocelyn Brown alla voce, mamma mia! Remix by Get Far Fargetta, che è stato appena adesso ospite qui a 90 all'ora!
chiudiamo con un altro suo remix, Cassio, I Like You, I Love You. I Like You, I Love You su Full Time. Bello, bello ragazzi, è stata veramente una grande puntata, ma ne volevo approfittare durante questa parte finale dove ci salutiamo, ci ringraziamo, facciamo i soliti, di farvi vedere la novità della settimana. L'avete visto sul mio Facebook, questi sono i nuovi Sleep Mat tappetini ufficiali della DWA, Dance World Tech, di Roberto Zanetti Savage Robix, che ha approvato anche per la felpa che state guardando, è ricamata e c'è anche questa che sarebbe poi il logo ricamato della DWA. Quindi se volete acquistarli, djtshirt.it o djsleepmat.it, cioè ci sono poi tutti i link ovviamente sul mio profilo Facebook o cercando ovviamente, basta cercare maglietta ufficiale su Facebook, ci sono gli store di Facebook che vi portano al link della DWA per acquistarli. Da Peter è tutto, grazie a coloro che hanno commentato, guardato, condiviso questa diretta, un abbraccio grande, buonanotte, ciao mamma!